Ciao, sono Giovanna, ho 21 anni quasi e studio lettere classiche all'Università di Messina e vorrei essere, anzi voglio essere insegnante di lettere. Ho scoperto di essere, o anzi ho cominciato a pormi qualche domanda sulla mia sessualità, quantomeno non etero, all'età di 17 anni circa, per poi arrivare alla conclusione di essere lesbica, chiamarmi finalmente lesbica con questo bel nome, neanche da molto in realtà, forse da un annetto, ecco, in realtà, perché mi faceva paura questo termine, lo consideravo quasi sporco, ma anche studiando, lavorandoci, perché essere donna ed essere lesbica in una realtà di base piccola come Messina è una decisione anche, soprattutto politica, anzi, perché di per sé la donna lesbica non risponde ai canoni della donna che deve riprodursi, la donna che deve mettere su famiglia con un uomo, insomma, la classica famiglia tradizionale a cui tanti inneggiano, ecco, soprattutto la destra, purtroppo, insomma. Ebbene, l'essere lesbica in realtà piccola sembra molto limitante, ma in realtà, grazie a questa forma di aggregazione che man mano si è andata a creare, sono riuscita a vivere tutto in maniera fortunatamente molto libera. Ho fatto coming out all'età di 18 anni con i miei genitori, con i miei amici e vivo tutto in maniera molto tranquilla e soprattutto da quando frequento l'università ho avuto modo di allargare ancora di più le mie vedute ed è appunto col periodo universitario che coincide la mia unione a Liberazione Queer, ecco. Si parla di Messina come città piccola, in realtà la tredicesima città d'Italia, probabilmente la mentalità che la fa percepire Sì. più piccola di quella che in realtà. Sì, esatto, è proprio la mentalità tendenzialmente avvecchiata, ecco, di Messina, ma credo che sia più un'illusione esterna, perché di fatto gli spunti di riflessione ci sono tanto a Messina quanto in qualsiasi altra città, ecco, semplicemente devono aggregarsi questi spunti di riflessione come è accaduto con noi. Io prima parlavo di formazione introversa, vuol dire che da domande che mi ponevo fra me e me poi sono arrivata a una conclusione. Quando in realtà noi di Liberazione Queer puntiamo più a una formazione estroversa, ossia forniamo degli spunti a così che dei ragazzi, anche degli adulti in realtà, perché la formazione può venire anche in età adulta, degli spunti affinché possano essere recepiti e interiorizzati, magari attraverso un percorso meno travagliato, tra virgolette, rispetto a quello mio, insomma. Una formazione genuina, serena. Non definibile teoria gender come molti la definiscono, ecco, insomma, che è anche un po' il mio obiettivo, ecco, quando sarò insegnante, creare uno spazio sicuro, consapevole, soprattutto sicuro, ecco. Senti, qual è la differenza fra coming out e outing? Ecco, appunto, si aggancia bene al concetto di spazio sicuro, perché un vero spazio sicuro è uno spazio in cui sei tutelato, ecco, il cosiddetto outing, mentre il coming out una persona lo fa di sua spontanea volontà. Io decido di rendere il mondo partecipe del fatto che sono lesbica, è un coming out perché è una decisione mia. Nel momento in cui una persona, senza il mio consenso, dice a qualcun altro che sono lesbica, allora quello è outing, senza il mio consenso. Una forma di prevaricazione, di Sì, violenza. è una forma di violenza bella e buona perché tu non sai di fatto se la persona queer in questione, che di fatto può essere discriminata per tanti motivi tutt'oggi, viene discriminata, è motivo anche di condanne a morte in diversi paesi, quindi l'outing è una forma di violenza bella e buona, ecco. Cosa ha rappresentato per te la possibilità di far parte di un'associazione come Liberazione Queer Messina? Allora, io ho avuto la fortuna di far parte di Liberazione Queer sin da subito, ho assistito alla formazione di Liberazione Queer, per così dire. È nata come associazione che facesse da contraltare, ecco, a una manifestazione contro il DDL Zan, ecco. Quindi noi ci siamo riuniti, ne parlavo con un mio amico, ecco, e ci siamo detti che non va bene questa cosa, non va bene che ci fosse una manifestazione contro il DDL Zan, considerata legge liberticida, e che non ci fosse una contromanifestazione, o quantomeno una reazione, perché contromanifestazione magari in tempi di Covid, non lo so, però una reazione, ecco, serviva. Quindi abbiamo creato questo gruppo WhatsApp, abbiamo unito tutti i contatti possibili, ecco, e da lì è nato questo gruppo. Poi, nel momento in cui volevamo presentare la manifestazione, ci siamo chiesti: ma come ci presentiamo? Ci presentiamo come singoli o come associazione? E da lì è nata appunto Liberazione Queer. Quindi possiamo dire che il nostro debutto l'abbiamo avuto con questa contromanifestazione avvenuta in realtà qualche giorno dopo la manifestazione contro il DDL Zan, e da lì ci siamo presentati con il nostro nome, con il nostro logo, e quindi una prima forma di aggregazione.
Poi abbiamo, stiamo costruendo man mano anche una forma di aggregazione sempre più grande, ecco. Abbiamo portato avanti diversi eventi, in primis Aperi Queer, degli eventi comunque informali, in realtà sì, di base informali, ecco, perché questo serve principalmente per attirare, per creare un ambiente sicuro, ecco, ma di discussione comunque politica, perché volenti o nolenti, questo campo è di battaglia politica, il nostro corpo è una battaglia politica, l'amore è una battaglia politica e non dobbiamo privarcene, ecco, soprattutto in questi ambienti apparentemente informali. Abbiamo fatto anche degli eventi a tema coming out, quindi sempre volti alla discussione politica e soprattutto a promuovere l'autoconsapevolezza in questi casi. Poi ovviamente la discussione non verteva soltanto sulla questione orientamento sessuale, ma anche sulla questione identità di genere, per cui sono fioccati molti spunti, soprattutto i primi tempi, mi ricordo. Senti, parlando del DDL Zan, perché è importante una legge in tal senso? La legge del DDL Zan è molto importante, almeno per come si era presentata i primi tempi, ecco, poi per via di vari interventi e varie proposte, ora non so come è messa questo DDL, ecco, ma una legge contro l'omo-bitransfobia, omo-lesbo-bitransfobia, ecco, in Italia. È importante perché tutt'oggi si verificano fenomeni, ecco, di palese violenza contro persone queer in quanto queer, perché qual è la differenza tra una legge contro l'eterofobia e una legge contro l'omo-bitrans-lesbofobia? È che una persona etero non viene discriminata in quanto etero, non viene cacciata di casa in quanto etero. Tra l'altro recentemente abbiamo sentito il caso di quella ragazza in Toscana che è stata cacciata via di casa dalla sua famiglia con annesse telefonate che facevano spaventare letteralmente. E mi pare assurdo che non ci pare assurdo, ovviamente, ecco, anzi, non sono solo io a pensarlo, che non ci sia una legge adeguata di tutela contro la discriminazione appunto per le persone omosessuali, bisessuali. Tra l'altro, questa legge di DL Zan va a combattere anche la discriminazione contro le persone disabili, quindi quali sono i motivi precisi per non approvarla? Ecco, questa era la prossima domanda, perché secondo te c'è chi si oppone o c'è chi dà fastidio? Ma cioè, dà fastidio perché di base la gente non si informa, perché uno dei nostri cavalli di battaglia sono appunto, è stata forse la nostra campagna social prima della manifestazione, prima della nostra prima manifestazione, in cui abbiamo portato avanti dei post in cui commentavamo dei pezzi del DDL Zan affinché la gente li leggesse e si informasse veramente su cosa fosse il DDL Zan. Molti lo hanno accusato di essere una legge liberticida, testuali parole, perché non tutelava gli etero, perché non permetteva la formazione di comizi religiosi che inneggiassero alla famiglia tradizionale. Noi ovviamente non escludiamo, non andiamo contro la famiglia tradizionale nel senso letterale del termine, semplicemente riconosciamo che in certe riunioni, ecco, in certe aggregazioni, emerge un'omofobia interiorizzata, palese, ecco, nel momento in cui tu dici che un bambino può essere cresciuto solo da una mamma e da un papà, solo, questa particella solo, allora già dice tutto, ecco. Leggiamo questa omofobia interiorizzata fra le righe, ecco, però non è liberticida nel momento in cui la loro libertà significa violare noi. Senti, parliamo anche della figura della donna e del corpo della donna vista come una macchina a sforna bambini o comunque legata a delle convenzioni specifiche che deve seguire nel corso della sua vita. Ti va? Sì, è anche la difficoltà dell'essere lesbica in una realtà, questa volta la virgoletto piccola come Messina, anche se non è piccola, insomma, però ci siamo Ci siamo capiti, capiti. di piccola, ecco, insomma, è la difficoltà dell'essere lesbica perché già presuppone che una donna lesbica, in quanto lesbica appunto, non metterà sua famiglia con un uomo, e già questo mette in crisi, fa vacillare il modello cis etero patriarcale, ecco, di bianco, ecco, di famiglia, ecco, mettiamola così. Tra l'altro poi non mancano le occasioni in cui viene detta una donna lesbica che non può avere biologicamente bambini con un'altra donna, ovviamente viene ricalcato quasi fosse qualcosa di cui ci dobbiamo pentire, una decisione, come ci viene detto, quando in realtà una decisione non è, ecco.
Noi veniamo appunto colpevolizzate per per il nostro orientamento sessuale, perché non possiamo avere bambini, non possiamo mettere su famiglia, quando in realtà io ho voglia di mettere su famiglia tanto quanto qualsiasi altra persona. Quindi dobbiamo un attimo scardinare quest'idea di famiglia, cis-eteropatriarcale, eterosessuale, appunto, come unico modello familiare. Perché cosa succede? Che a una media di 17 anni, dal futuro posso dire di stare tranquilla, perché a 17 anni mi agitavo al pensiero che potessi finire con una donna o che magari potessi essere sola, perché non conoscevo l'alternativa della famiglia omosessuale, quindi mi rattristavo al pensiero, ecco, perché quantomeno io lo voglio, ecco. Quindi questo fatto di essere lesbica e parlare anche di modelli di famiglia alternativi, fermo restando che una persona è valida anche se decide di non mettere su famiglia, attenzione, perché non è lo scopo ultimo dell'essere umano, ecco, mettere su famiglia, ecco appunto. Quindi sì, essere donna, essere lesbica va ribadito, e per questo sono soddisfatta del fatto che mi sono riappropriata di questo nome, lesbica appunto, ha un significato Cosa c'è che positivo. non andava il termine lesbica? Perché io l'ho conosciuto per la prima volta a circa 7 anni come insulto, sempre, quindi già lì non era partita bene come cosa, quindi poi pian piano l'ho approfondito perché ho capito che deriva da una poetessa che tanto amo, Saffo, ecco, che era dell'isola di Lesbo, e da qui il nome lesbica, perché nell'isola di Lesbo vi erano questi tiasi, queste scuole dove appunto abbiamo delle testimonianze di amore omosessuale, ecco, da qui lesbica per trasposizione semantica, possiamo dire. Ecco, quindi in realtà è un termine affascinante, bellissimo, poetico, richiama tantissimo storia, però purtroppo è macchiato da un uso improprio, ecco. Senti, parlando di Messina, una data importante è sicuramente quella del Pride di 2 anni fa ormai. Sì. Cosa ha rappresentato per la città? Sì, allora il Pride sicuramente possiamo dire che ha rappresentato un punto di svolta per la città, soprattutto dal punto di vista delle aggregazioni, ecco, che possiamo dire che hanno visto un boom. Prima a Messina non vi erano tante piccole realtà che si aggregavano, ecco. Poi però a partire dal Pride c'è stato come un boom, ecco, a livello di consapevolezza, sempre parlando di formazione estroversa, pure qui si può parlare di formazione estroversa, perché vediamo un'aggregazione e a quel punto riceviamo questa formazione da spunti esterni, ecco, e da lì, da questa consapevolezza appunto estroversa, possiamo dire, assistiamo alla formazione di moltissimi, ecco, di qualche associazione, fra cui la Liberazione Queer, che è frutto del periodo post-Pride, possiamo dire. È nel momento in cui non si parla di qualcosa, per cui si dà il via libera ai peggio sfoghi, ai peggio pregiudizi, ecco, quindi nel momento in cui si descrive Messina come una città ignava, purtroppo non è un complimento, perché, vabbè, sì, insomma, perché nel momento in cui avviene una violenza e gli altri si voltano dall'altra parte, è sicuramente disdicevole, ecco, per una città, ecco. E per questo appunto cerchiamo di creare questo senso di aggregazione, no? Per non essere soli, perché se non siamo soli, ecco, si arriva a qualcosa. Messina sì, purtroppo vede casi di omo-bitransfobia, ecco, che non sono sempre riportati dalla stampa, ma noi ci siamo per questo, ecco, insomma, per testimoniare, ecco, per rendere giustizia, ecco, perché molti ci accusano pure di vittimismo, ma in realtà semplicemente è rendere giustizia, perché nel momento in cui la stampa, la storia è scritta dai vincitori cis, etero, bianchi, è ovvio che le tematiche, nel momento in cui non sono decostruiti, è ovvio che determinate tematiche vengono messe in secondo piano, vengono viste come un capriccio, perché veniamo visti come una categoria o come una minoranza, ecco. Ma noi appunto cerchiamo di rendere giustizia a tutto, ovviamente, Senti, tu vorresti fare l'insegnante, si parla tanto anche di teorie gender, un sacco di polemiche nelle scuole, ecco, qual è il tuo punto di vista? questa così tanto minacciosa teoria gender, che vorrei mi venisse esplicata da queste persone, perché alla fine in cosa si esplica? Si esplica in un'educazione inclusiva. Per me la didattica importante, tra l'altro sto ricevendo anche un corso di formazione a livello di didattica, è quella inclusiva, ecco, che tenga conto di quello che ho detto appunto precedentemente, del fatto che la storia non vada cancellata, ma che bisogna tenere in considerazione che è scritta dai vincitori, che spesso sono uomini cis, etero, bianchi, e che dunque tendono a escludere
determinate categorie di per sé, appunto, a partire dall'avvento bianco, vengono svantaggiate. E così, appunto, un Cristoforo Colombo verrebbe studiato, sì, non verrebbe cancellato, ma già verrebbe inquadrato in un'ottica diversa, più critica. Poi, per didattica inclusiva, ovviamente io, in quanto insegnante di lettere, perché voglio fare l'insegnante di italiano, latino e greco, ovviamente io non posso mettere piede in tematiche come educazione sessuale, che fra l'altro continua a mancare purtroppo a scuola. Ma posso fare in modo di creare un ambiente sicuro in classe a partire da un insegnante queer, intanto, appunto cercando di creare un ambiente sereno, di consapevolezza, senza annullare niente nel programma. Studiamo tutto quanto, ma in un'ottica appunto inclusiva, critica, magari attraverso approfondimenti tematici, perché purtroppo il programma di lettere è sempre ampio, ma attraverso percorsi tematici di approfondimento riguardo scrittrici, appunto donne che già di per sé si contano sulle dita di una mano, ecco, ma anche attraverso la letteratura cosiddetta queer, ecco, che non viene per niente approfondita, attraverso percorsi tematici alternativi, attraverso video e documentari. Vedrò se posso integrare, speriamo, ecco, questa parte di programma spesso sottovalutata, ecco, e garantire una formazione estroversa anche in questo caso.